Ciao a tutti! Nel video di oggi andiamo a scoprire le differenze tra i classici scarponcini da montagna e le scarpe da trail running che negli ultimi anni hanno avuto un grande successo. Ma prima, la sigla! Nei giorni scorsi vi ho chiesto su Instagram voi che tipo di scarpe utilizzate durante le vostre uscite e la maggior parte di voi mi ha risposto che utilizza gli classici scarponcini da montagna, ma in tanti avete risposto che utilizzate le scarpe da trail running. Sostanzialmente infatti la scelta si divide fra due grandi categorie, gli scarponcini alti e le più leggere scarpe basse. Tra le scarpe basse le più utilizzate sono sicuramente le scarpe da trail running nate in modo specifico per i terreni da off-road. Queste scarpe devono garantire quindi un'ottima mobilità del piede che deve quindi adattarsi alle diverse superfici più o meno accidentate, ma allo stesso tempo anche fasciarle e proteggerlo da eventuali pericoli che si possono trovare. Le caratteristiche principali che deve avere una buona scarpa da trail running sono sicuramente la suola tassellata, che deve garantire un ottimo grip su qualsiasi tipo di terreno, dalla ghiaia ai sassi all'erba al fango, soprattutto poi durante la fase di discesa. Puntale rinforzato che protegge le dita da impatti frontali con ostacoli non visti e una tomaia resistente all'abrasione che protegge e fascia il piede senza andare a perdere di comfort. Altra caratteristica fondamentale delle scarpe da trail è la leggerezza, forse una delle caratteristiche anche principali per cui viene scelta da così tanti amanti delle escursioni, del trekking, perché sono davvero molto leggere. Sono infatti molto più leggere dei classici scarponcini da montagna e permettono di essere indossate e farci davvero tanti chilometri per davvero tanto tempo. Al contrario invece gli scarponcini da montagna sono pesanti, robusti ma anche molto rigidi. Gli scarponcini da montagna hanno infatti una suola molto più spessa e rigida che li rende davvero ottimi su terreni molto molto accidentati. La struttura più rigida e alta che protegge anche la caviglia da possibili storte, soprattutto durante le fasi di discesa, rende chiaramente lo scarponcino più scomodo durante le fasi di camminata e costringe il piede ad adattarsi appunto allo scarpone. Chiaramente rispetto alla scarpa da trail sono realizzati con materiali più robusti che chiaramente ne conferiscono una durabilità maggiore, infatti non si rompono praticamente mai, ma al tempo stesso lo rendono molto più pesante. L'utilizzo di materiali più spessi e robusti chiaramente conferisce anche un alto isolamento dal freddo, infatti lo scarponcino è decisamente più adatto durante i periodi freddi dell'anno. Di contro la scarpa da trail è molto più leggera, ma chiaramente essendo anche meno spessa questa protezione dal freddo non ce l'ha e quindi risulta più adatta nei climi caldi, anche perché risulta molto più traspirante e evita di far sudare il piede al suo interno. Qual è la scarpa migliore tra le due? Una bella domanda. Io personalmente per le uscite che non prevedono l'attraversamento di ghiaioni, nevai, nelle giornate in cui il clima non è particolarmente freddo, assolutamente preferisco le scarpe da trail running. Ormai da diverso tempo utilizzo le Ultra Raptor della Sportiva, con cui mi trovo davvero da Dio. Questa scelta però la sconsiglio a chi è alle prime uscite, a chi si sta approcciando alla montagna, perché una scarpa bassa dà molta libertà al piede e soprattutto nelle discese dove magari il terreno è un pochettino sconnesso può portare alla perdita dell'equilibrio, cosa che invece non avviene con una scarpa, con uno scarponcino con una struttura un pochettino più importante dove la mobilità è decisamente inferiore. Al contrario invece se devo affrontare percorsi di montagna impegnativi, vie ferrate piuttosto che uscite alpinistiche, assolutamente scarpone alto. Questo mi permette di affrontare anche lunghi tratti in discesa particolarmente sconnessi, ghiaioni, nevai, tratti ghiacciati con la assoluta sicurezza di avere
un appoggio davvero sicuro. Un buon compromesso tra queste due soluzioni ci sono gli scarponcini mid leggeri, ideali per le uscite giornaliere di montagna. Sono realizzati anche loro con una struttura a caviglia alta, ma con materiale un pochettino più leggero rispetto ai classici scarponcini. Questo permette di avere una buona struttura di appoggio senza però avere il peso e gli ingombri degli scarponcini da montagna. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande, come sempre, qui sotto nei commenti, e se volete lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!